questo spunta un raggio di sole alla libreria non ci resta che leggere, Pino Vitaliano, Manicomio, il professore di Girifalco, che ci parla di tante storie di pazzia, ma la pazzia che cos'è? È una malattia ineffabile in realtà, perché la storia, la letteratura su questa malattia, fra virgolette, mentale è molto varia. C'è chi dice che esista, chi che non esista, chi che sia la società a far impazzire la gente, chi invece nasce con questa forma, questa patologia della mente che poi sarebbe un disturbo. Il libro invece è. Diciamo, interessa un po' quei matti che non sono proprio i matti di Tobino, no? Quelli proprio cattivi, insomma, che non ho senza via d'uscita. Sono dei matti un po' particolari perché sono dei reietti che vengono, come dire, accolti da questa comunità, che è il manicomio di Girifalco, e che vivono delle storie incredibili. Diciamo che è l'anima nera che viene fuori di questo ex lager. Storie raccontate, spero di dirlo bene, da un ebefrenico, che sarebbe un parente, un cugino lontano degli schizofrenici. Sì, è vero, è vero. È questo Nick che nella realtà è esistito, un malato lungodegente che ha vissuto a Girifalco per lunghissimi anni, credo un ventennio, e che è testimone di tanti fatti, di tante avventure purtroppo scure, molto molto brutte, che poi però lui non può raccontare perché è muto, è sordo. È un testimone che potrebbe essere scomodo, ma non può raccontare nulla, è come il mito di Atteone, insomma, che viene trasformato in cervo e poi per questa ragione non può raccontare la verità che ha visto. Girifalco è un paese meraviglioso, io conosco tanti girifalcesi, ma se è il paese dei pazzi, per me i pazzi sono eccezionali. Sì, è perché noi abbiamo ereditato, sempre come dice Tobino, dai matti un grammo di follia all'anno, quindi il manicomio a Girifalco del 1878. Pensi un po' quanti grammi di follia avremo in testa, e questa follia però l'abbiamo tradotta in attività creativa. Infatti, Girifalco è diciamo una comunità molto, molto creativa da questo punto di vista. Dialogare con l'autore, il professor Ulderico Nistico, al quale mi lega tanta simpatia, quindi posso dire un pazzo d'eccezione. Certamente, perché come dice Platone, la mania, la chiama proprio così, la mania è un dono degli dèi, cioè chi è ispirato in qualche modo, che ha un dio dentro di sé e lo deve esprimere, allora fa un sacco di sciocchezze che sui libri si chiamano letteratura. Manicomio, che libro è? Lei l'ha letto e lo stile di Pino Vitaliano è particolare. Lo stile di Pino Vitaliano è quello di uno che conosce la realtà, l'ha vissuta, continua a viverla e la esprime per com'è. In particolare, Pino Vitaliano è di Girifalco, nome che si lega nell'immaginario collettivo sempre alla pazzia. Ma ci sono delle storie particolari. Sappiamo che sono stati scritti saggi scientifici sul manicomio, poi dal 1927 ingentilito in ospedale psichiatrico. La cosa più interessante a cui Pino ha dedicato sempre altri libri, e questo poi, è che dagli anni 70 si fece un esperimento pre-Basaglia, cioè i pazzi in libertà. E questa è l'origine dell'espressione paese dei pazzi, non perché ci fossero i pazzi reclusi, ma perché erano in libertà, naturalmente quelli insomma non pericolosi, che alla fine si erano integrati, erano diventati amici, lavoricchiavano e qualcosa. Pino coglie attraverso storie personali, storie strane, storie alternative, coglie l'umanità che c'è nei pazzi, o se preferisce la pazzia che c'è nell'umanità. È una risposta telegrafica. Secondo lei la pazzia è malattia o anticonformismo? No, sei consapevole anticonformismo, il più delle volte è un non funzionamento della mente secondo certe regole. Dovremmo discutere delle regole a questo punto. E secondo lei le due titolari della libreria non ci resta che leggere, sono pazze? Completamente pazze, perché in questo mondo avere a che fare con i libri. In un mondo in cui la gente finge di essere colta, di essere diplomata, laureata, eccetera, ma in realtà non ha tutta questa cultura, ma fin quando ci sono pazze come loro, vivrà anche il libro e vivrà la letteratura.